Guardando questa chiave mi dico, se Don Bosco prendesse in tasca la chiave e i soldi che Don Calosso aveva lasciato per lui, oggi neanche tu e io saremmo salesiani di Don Bosco. Sono convinto. Oggi non ci sarebbe la famiglia salesiana. Uno dice, ma perché? Perché Don Bosco, penso, avrei vissuto un'altra vita, una sicurezza, aveva tutto per andare al seminario con tutta la sicurezza e non sarebbe stato un ragazzo migrante che ha dovuto lasciare la casa per andare a lavorare con la famiglia Moglia, non avrebbe dovuto andare a Chieri e fare il ragazzo del caffè pianta e imparare altri 6, 7, 8 uffici che dopo ha insegnato ai suoi ragazzi, vuol dire Don Bosco, per grazia di Dio, ha imparato come non aveva un'altra strada diversa di quella di mettere tutta la sua speranza in Dio. E vedere in questo come formare quel sogno della sua vita e come dare continuità a quel primo sogno. Io sono convinto che Don Bosco non è nato Don Bosco, è nato giovanino. Certo. Dopo ha avuto la sua mamma, la sua storia, la sua migrazione, tutto quello che ha vissuto, i primi passi, il primo oratorio e i ragazzi che hanno fatto di Don Bosco Don Bosco e quella mamma Valdocco che ha fatto con lui giustamente la creazione e fondazione del primo oratorio. Don Bosco è frutto di tutto questo. Senza tutto questo e soltanto con soldi, ciao Silvio, non sarebbe possibile vederci.